Gravela. Presente. La Polla. Presente. De Palo. Presente. Massari. Assente. Sansone. Presente. Massenzio. Presente. Paterino. Presente. Sardone. Presente. Morelli. Presente. Leonetti. Presente. Fiore Domenico. Assente. Cotugno Angelo Sell. Presente. La Macchia. Assente. Morea. Assente. Tosto. Assente. Perniola. Presente. Angelino. Presente. Tortorelli. Assente. Viziello. Presente. Toto. Presente. D'Andrea. Presente. Caputo. Assente. Antezza. Assente. Manuello. Assente. Cosola. Assente. Mazzilli. Assente. Pedicini. Assente. Rosmarino. Presente. Bianculli. Assente. Entra Fiore. C'è il numero legale, quindi posso dichiarare aperta la seduta. La seduta dell'altra volta si era conclusa prima della votazione, per cui riprendiamo dalla votazione. Nomino scrutatori Alba, Perniola e Toto. Manuello, ho detto assente giustificato. Procediamo quindi con la votazione. Possiamo votare per alzata di mano, avendo appena fatto l'appello. Votiamo la delibera della 560, piano di reinvestimento, piano di vendita della 560. Prego, consigliere Toto. Dichiarazione di voto, prego. Grazie Presidente. Io, avendo abbandonato i lavori lo scorso Consiglio, non ho avuto modo di poter dichiarare il mio voto contrario, diciamo, in merito a questa proposta di delibera. Il mio voto contrario non è dovuto al fatto che non credo nella proposta di delibera così come è fatta, ma non credo nel fatto che l'amministrazione, prima di adottare questo provvedimento, doveva prima di tutto cercare di recuperare quelle che erano le somme che molti di coloro che rientrano, diciamo, in questa alienazione devono versare alle casse comunali. Parliamo di famiglie che sono decenni che non versano nelle casse comunali il fitto dovuto. Quindi sono convinto che, essendo convinto, diciamo, del fatto che nonostante la buona volontà da parte dell'amministrazione di voler cercare di alienare gli immobili per fare cassa, sono convinto e certo che costoro, cioè le famiglie che utilizzano attualmente gli alloggi, non hanno alcun interesse nell'acquistare l'alloggio, soprattutto perché, non avendo pagato fino ad oggi il fitto di locazione, non vedo quale utilità possano avere, diciamo, domani nel riscattare, quindi nell'acquistare l'alloggio stesso e quindi iniziare a pagare delle tasse. Quindi vedo la buona volontà da parte dell'amministrazione, nel senso che va bene cercare di alienare gli immobili, ma dovrebbe alienare altri immobili dal mio punto di vista e non questi, ma soprattutto continuo a vedere la cattiva gestione da parte della struttura nel fatto di non recuperare, diciamo, i crediti che ormai vanta da decenni. Quindi il mio voto sarà contrario. Grazie Presidente. Grazie consigliere. Prego consigliere Lionè. Grazie Presidente, volevo in realtà specificare che il presupposto per procedere poi al riscatto, quindi all'acquisto degli immobili ai sensi della 560, è proprio quello di regolarizzare e sanare, diciamo, la posizione debitoria. Quindi in realtà questo provvedimento ha proprio il compito anche di stimolare la regolarizzazione da parte, diciamo, degli inquilini eventualmente morosi. Peraltro di questa cosa ne avevamo anche discusso
approfonditamente anche in commissione, per cui io invece ritengo che vada approvato il provvedimento. Grazie. Grazie consigliere Leonetti. Prego assessore Scaruti. Io volevo soltanto brevemente precisare che l'approvazione di questi piani di vendita, di alienazione, di alloggi popolari, l'amministrazione non li attua per fare cassa, cioè non è che noi ci vendiamo la casa per recuperare i soldi per pagare le bollette. I piani di alienazione vengono redatti in base a un'autorizzazione regionale, ci dà possibilità nel caso di disporre delle somme eventualmente introitate per procedere a nuovi piani di edilizia economica e popolare. Poi per quel che riguarda la questione della regolarizzazione, ha già specificato il consigliere Leonetti che questo è il presupposto per l'alienazione. È una delle motivazioni che in aggiunta ci spinge a portare questo piano di alienazione, perché in questo momento ricorrere al credito bancario è molto difficile, soprattutto se non si ha la proprietà. Probabilmente con l'autorizzazione comunale all'acquisto dell'alloggio anche le famiglie potranno avere una garanzia in più per poter accedere al credito e regolarizzare e finalmente avere una casa in proprietà. Grazie. Grazie assessore. Entra Pedicini. Procediamo con la votazione per alzata di mano. Favorevoli? Contrari? Toto, Vizziello, D'Andrea. Astenuti? Nessuno. La delibera è approvata a maggioranza. Votiamo anche l'immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Sempre Toto, Vizziello, D'Andrea. Astenuti? Nessuno. Anche l'immediata esecutività è approvata a maggioranza. Devo dare le comunicazioni sui prelievi del fondo di riserva. Prelevamento dal fondo di riserva per 111.131,85. Vista la relazione del dirigente del settore finanziario, si dà atto dei prelevamenti dal fondo di riserva deliberati dall'organo esecutivo entro il 31 dicembre. Sono stati quindi utilizzati per attività di comunicazione e informazione, attività di assistenza tecnica CED, spese per incarichi professionali, consulenze e collaborazioni, infocamera, spese telefoniche, attuazione del decreto legislativo 81 del 2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, carburanti e lubrificanti, accatastamenti, per un totale abbiamo detto di 111.131,85, la prima delibera. La seconda, prelevamento dal fondo di riserva per 26.953,59 per trasloco mobili, arredi, uffici giudiziari e per servizio di fornitura e gestione banche date geografiche inerenti al territorio comunale di Matera e software applicativi finalizzati alla gestione dello sportello unico digitale per l'edilizia. Non essendovi null'altro su cui deliberare, prima di sciogliere la seduta passo la parola al sindaco. Prego sindaco. Grazie Presidente, soltanto per rimediare diciamo alla mancato scambio di auguri dell'ultima seduta che avrebbe dovuto essere quella del 23 e approfitto per innanzitutto per dare e formulare gli auguri a ciascuno di voi, avrei voluto farle per il buon Natale e anche per la fine dell'anno, in questo caso insomma per le feste e per il Capodanno. È stato il 2013 un anno particolarmente intenso, ne abbiamo parlato in diversi consigli comunali, e la città si è giovata di questa visibilità straordinaria a livello nazionale e internazionale, con esiti particolarmente favorevoli anche dal punto di vista degli arrivi, un gran numero di visitatori. Poi faremo anche grazie ai
dati rilevati dall'APT, faremo un po' il bilancio degli arrivi, delle presenze a Matera, ma dalle notizie che noi stessi abbiamo potuto rilevare in questi mesi c'è stata davvero una presenza molto sostenuta, in controtendenza rispetto ad altre aree del paese dove si registrano difficoltà anche in un settore, quello turistico, dove l'Italia sta insomma purtroppo marcando qualche difficoltà ulteriore, e questo ci fa ben sperare per il lavoro che stiamo compiendo. Naturalmente l'anno che sta per entrare, il nuovo anno, si presenta particolarmente impegnativo da tutti i punti di vista, non soltanto per l'obiettivo generale strategico sul quale tutti siamo impegnati, che è la nostra corsa verso la nomination, verso la conquista del titolo di capitale europea della cultura, su cui insomma profonderemo un impegno ancora più grande, e il Consiglio Comunale sarà chiamato anche a discuterne molto presto per poter avere il quadro della situazione con il Comitato Matera 2019, che tra l'altro, voglio dire, sarà anche nella composizione modificato un bel numero di consiglieri di amministrazione del Comitato Matera 2019, siedono oggi in consiglio regionale, a cominciare dal sindaco della città di Potenza, il presidente della provincia di Potenza. Avremo lì sicuramente una sponda particolarmente interessata perché la città possa ambire al risultato finale. E poi la situazione generale, che noi speriamo anche attraverso misure che finalmente sono annunciate, un po' sono già contenute all'interno dei provvedimenti che il governo ha varato, noi speriamo di poter ricavarne qualche risultato interessante sul fronte dell'economia, in particolare su quello dell'occupazione, che sicuramente è il fianco dolorante non soltanto di Matera ma insomma di tutto il Mezzogiorno. Anche per credo che i consiglieri avranno sicuramente seguito in queste ore la vicenda sulla quale ci siamo soffermati nell'ultimo consiglio, che riguarda le 24 famiglie che sono bloccate in Congo per le adozioni, per l'adozione di 32 bambini. Le notizie le avete sicuramente potute avere attraverso gli organi di informazione, attraverso il web. Il Presidente del Consiglio Letta ha avuto un colloquio telefonico, un lungo colloquio telefonico con il Premier congolese. Noi speriamo, anche per la vicenda che riguarda direttamente una famiglia materana, speriamo che si possano determinare nelle prossime ore, nei prossimi giorni, dicevo, se non nelle prossime ore, novità positive che consentano il rientro in Italia di queste famiglie, insieme naturalmente ai loro bambini, ai loro figli, perché di fatto sono già loro figli. Problemi burocratici, difficoltà, qualche complicazione di carattere politico presente evidentemente in quel paese hanno determinato una situazione per certi aspetti paradossale, insomma non molto molto difficile. Io credo che dobbiamo continuare a seguire, per quello che ovviamente ci riguarda, questa vicenda. L'espressione del Consiglio Comunale che abbiamo voluto nell'ultima seduta credo che segnali anche l'importanza e la sensibilità del Consiglio della città di Matera per questioni importanti come queste. Io credo che un anno si conclude, fortissimo impegno
Lo voglio ricordare perché siamo alle prese in tutta Italia con le difficoltà anche di bilanci, dei bilanci comunali. Abbiamo tenuto molto all'equilibrio dei conti, è un risultato che fa onore non soltanto al sindaco e agli amministratori direttamente coinvolti, ma all'intero Consiglio Comunale che ha partecipato in modo consapevole alla realizzazione di questi risultati. Non sono tantissimi i comuni in Italia che possono vantare condizioni di questo tipo. Io continuo a insistere su questo tasto, il bene comune per eccellenza di una comunità, di una città come di uno Stato è il suo bilancio attraverso il quale si possono fare dare risposte alle tante sofferenze, alle tante difficoltà e alle cose diciamo ordinarie. Addirittura noi siamo in questa fase difficile dei conti pubblici, della finanza locale in particolare, al non poter far fronte all'ordinarietà. E di queste ore la decisione di qualche comune della Basilicata che decide di cancellare il servizio degli asili nido. Ci sono comuni che rinunciano all'assistenza agli anziani. Io voglio ricordare che in una situazione come quella che viviamo, aver avuto la forza, la determinazione e anche diciamo, l'applicazione in termini professionali di cui dobbiamo dare atto complessivamente agli uffici della nostra amministrazione, tenuto in ordine questi conti, azzeccando le previsioni, cosa diciamo che non è a portata di mano, soprattutto in una situazione complessa come quella che viviamo, in cui si susseguono norme su norme, modifiche su modifiche. Non voglio, credo che sia quasi pleonastico richiamare la dolorosa vicenda dell'IMU, che ha provocato insomma diverse e che sta ancora tenendo in bilico milioni di italiani, di cittadini, che noi abbiamo invece con caparbietà voluto mantenere nei termini in cui sappiamo. Di questo io ringrazio gli uffici, chi ci segue direttamente, la giunta che ha lavorato in maniera seria, i consiglieri comunali nelle commissioni che hanno pur con differenti valutazioni, diciamo, hanno consentito di tenere alto il punto, diciamo, di equilibrio dell'amministrazione. E naturalmente l'occasione è propizia questa mattina, visto, diciamo, anche il clima dovuto alla semplicità dell'ordine del giorno di questa mattina, per formulare a voi tutti e alle vostre famiglie il buon fine anno, un buon inizio 2014 che sia migliore di quello che stiamo per concludere. Auguri a tutti. Grazie Sindaco. Passo un attimo la parola al consigliere Sansone che voleva fare una comunicazione. Buongiorno a tutti. Ringrazio il signor Sindaco per la precisazione. Ritorno un attimino sulla coppia materana che sta in Congo. Io in questi quattro giorni ho avuto un contatto quasi ogni mezz'ora, quindi, con la coppia. Mi fa piacere di questa notizia di Letta che attualmente gli amici che stanno in Congo non sono al corrente. Io insisto su questa vicenda, forse perché sono una formazione tecnica, forse a livello aziendale mi dicono di seguire un percorso e di raggiungere, almeno di tentare di raggiungerlo. Praticamente da lunedì scorso, data l'ultimo consiglio, non c'è stata nessuna notizia lì in Congo data alle famiglie, nessuna. Ieri dovrebbe essere arrivata lì una delegazione e ho sentito stamattina la coppia che mi ha detto: puoi fare il nostro nome e cognome, puoi dire anche la patologia di mia moglie. Io evito, anche se non c'è il dottor Moria, di farlo, di ripeterlo, e forse in tarda mattinata si saprà qualcosa. L'ultimo contatto con le istituzioni risale a sabato scorso, quando sono state invitate le coppie dall'ambasciatore, è stato fatto una specie di rinfresco natalizio, è stato dato un panettone ed è stato detto all'ambasciatore che domani finiscono le scorte antimalarie. Tenete conto che la mamma materana ha delle patologie che non permettono determinate cure e quindi lei attualmente rischia la vita.
per le bambine. Quindi io non vorrei che alla fine, se non ci sia, se non c'è un'accelerata repentina della questione, avremo magari una coppia, una famiglia materana magari con problemi poi alla mamma, problemi che poi non si possono più risolvere. L'ambasciatore ha ribadito che è necessario un intervento del primo ministro diretto, anche una telefonata. Lei ha detto che c'è stata, quindi io prendo atto, magari io darò questa informazione. Loro continuano a mangiare lì tutti i giorni pasta al tonno e riso bollito. Noi magari abbiamo fatto dei pranzi un po' più sostanziosi, però praticamente loro sperano che ci sia un intervento immediato. Loro poi hanno un avvocato congolese che non parla la loro lingua, l'avvocato dell'ente, che è il loro riferimento personale, e sentono praticamente ogni minuto. E da stamattina, ultima informazione, alle 8:50, non hanno assolutamente nessuna informazione. Quindi io invito il sindaco a chiedere informazioni più precise su questa telefonata di Letta e su questo incontro che c'è stato ieri tra le autorità congolesi e la delegazione che spero non sia andata in vacanza in questi giorni, quindi abbia lavorato per bene di queste famiglie. Grazie consigliere Sansone, tanti cari auguri a tutti e dichiaro sciolta la seduta.